tutti, popolo del tubo, bentornati, RobbyMello81 Mod News, il vostro blog o vlog preferito sulle mod di farming, nonché l'unico, quindi credo, quindi voglio dire. Allora, ragazzi, iniziamo. Che è successo in questo periodo dei moddine? Ma in questa settimana qualcosina è uscita. Comunque, andiamo a vedere. Allora, innanzitutto partiamo dalle più vecchiotte, ci eravamo lasciati la scorsa settimana appunto qua, e è uscita appunto la Rostel Mash 1403, scusate stavo autosoffocando, 1403 pack. Poi questa qui, ragazzi, ci voglio fare un test mod, perché così portiamo anche qualche bel test mod per console. Altro non è che la vecchia trincetta della Rostel Mash, con la lama da trinciato da mais e la lama quella per l'erba. Poi è carina, comunque, soprattutto a inizio carriera fa comodo. Poi, ragazzi, è uscito Workshop Traber. Ah, ovviamente questo è tutto per PC, poi andiamo a vedere per console. Workshop Traber, che praticamente altro non è che l'officina, dove però stavolta poi decide, senza che te stacchi il mezzo, poi decide quello che vuoi riparare, e questa è una cosa molto intelligente. Era ora, come al solito, però ci devono sempre pensare i modder. Andiamo però su console, così iniziamo dalla console, che non facciamo confusione. L'altra volta mi avete detto: Robby, hai sbagliato, perché i tunnel ci stanno pure per console, i pacchi lì, il tunnel, quella roba lì, insomma. Ecco, però, come potete vedere, non so io che ho sbagliato, ma è il sito che è sbagliato. Vedete, su console non ci stanno gli euro tunnel, quindi sbagliano loro, non è che sbaglio io. Io non è che vado ad accendere la console sempre, perché io farming lo gioco principalmente su PC, quindi mi baso su quello che dicono loro sul sito. Se sul sito dicono cagate, raga, io che colpa ne ho? Se il cuore è uno zingaro e va. Allora, dicevo, poi su console ci sta, vabbè, il rulletto, mamma mia, basta rulli, basta pesi. E poi questa, che è la Fluid Station, l'ennesima stazione di rifornimento, l'ennesimo carro per i tronchi. E poi questo, che è il manure trading system. Anche di questo farò un bel test mod, ragazzi. Praticamente sono dei punti posizionabili dove possiamo acquistare e vendere il letame. Io questi li trovo molto utili, ragazzi, molto utili. Un po' meno utile è la Picon, la forca questa qui davanti, eccola qua, la forca per pallets, voi ci portate i pallets. Poi è tornato il Bredal, lo spargi fertilizzante, carino, utile, da 24 metri, non è male. E la Kuhn Espro 3000, che mancava rispetto al pack Kuhn del 17, questa mancava, ce l'hanno messa, così, insomma, bene o male, so, moddine in più che vanno a riempire, comunque, a dare più scelta per quanto riguarda il parco mezzi, il parco attrezzi, insomma. Per quanto riguarda appunto il PC, in più appunto abbiamo questo Workshop Traber, il Money Tool. Ma il Money Tool, ragazzi, in realtà serve non serve, perché grazie alla moddina che è uscita l'altra volta di Realismus Modding, quella lì, Government, quella lì, insomma, quella ti dà 150.000 euro all'ora, quindi va più che bene il Money Tool, non ce ne servono altre. Poi c'è il Time Scale, che praticamente manda avanti il tempo più veloce, dà l'opzione di mandare avanti il tempo più veloce, ma anche questa è abbastanza inutile, perché c'è già appunto quella del tempo CTRLR, che mandi avanti il tempo come te pare, quindi anche quella lascia il tempo che trova. La Growth Control di LS Mod Company, che sono quelli che fanno la Off Bergman, questa qua ci permette di tenere sotto osservazione quante ore mancano alla crescita della rispettiva coltura e anche delle erbacce. Vedete, vi fa tenere un po' tutto sotto controllo, e quindi se la volete usare, e si può anche modificare, mi pare, tramite XML, se la volete usare, insomma, sta lì a vostra disposizione. E poi c'è la solita paletta qua davanti, la metta per l'insilato, di cui non sentivamo la necessità e la mancanza. Ok, qui finiamo per il modab ufficiale, andiamo con le mod solo per PC, ragazzi, quindi su modab. Allora, inizio facendo una precisazione. Io qui vedo un supertino, io credo che questo sia un mezzo italiano, attrezzi italiani. Io c'ho sempre paura quando parlo di attrezzi italiani, di roba italiana, perché so che la community di farming
è molto sensibile sulla cosa dei diritti, permessi, non permessi. Io dico sempre, ragazzi, che lo youtuber, io personalmente informo, io vi dico, è uscita questa mod, ma io non posso, io non c'ho amicizia con tutti i modder di farming, magari ce l'avessi, mi farebbe piacere, ma purtroppo so piccolino, il canale piccolino, di solito non so caga nessuno, e quindi non posso io non contattare la gente, dice, ma che vuole questo? Ciao, devo dire che è uscita sta mod, lo posso dire? Cioè, raga, sapete che è impossibile fare una cosa del genere, quindi io vi dico quello che c'è in giro, poi sta a voi, se volete, in base alla vostra etica, andarvi ad informare se c'è permessi, se non ce li ha, se la volete scaricare, se la volete segnalare, voi siete liberi di fare tutto, io non è che vi obbliga a scaricare una mod, vi dico solo, oh, sul modab c'è questo, punto, poi sta tra modder fare le loro guerre, ma le guerre tra modder, dico sempre che a me, non toccano e non riguardano, io ovviamente se posso uso sempre i link originali, cerco sempre di rispettare il lavoro di tutti, però insomma non è che io ogni video mi posso stare ogni 50 mod, andiamo a informare 50 mod, ecco, io voglio che sia chiaro questo. Quindi qui c'è un supertino, io non so se c'è permessi, se non c'è permessi, se è di un modder italiano o meno, vi dico solo che è uscito sto supertino su Modab US, poi vedete voi. Eccolo qua, è uno span di letame, è vecchiotto, sembra, a vederlo, eccolo qua. Vi faccio vedere un po' di screenshottini, io non l'ho scaricato, quindi non so se funziona o meno, vedete un po' voi. Poi c'è un trattorino, per chi ama i trattorini piccoli, un Renault francese, ragazzi, un Renault francese, ragazzi, guardate, sono diventato di Bari, ragazzi, qui c'è una valutazione molto alta, io non l'ho scaricato, Renault Atlas serie, scusate, e la V1, andatevela a vedere, se vi piace, voi scaricate, come dico sempre. Poi c'è un punto vendita posizionabile per le balle, quindi se voi vi trovate magari in farm, avete costruito la vostra farm lontano dal punto vendita delle balle, qui ve le trovate già, cioè vi trovate il punto vendita posizionabile, carino ragazzi, è utile, io vi consiglio di scaricarvelo. Poi anche qui, a proposito di permessi o non permessi, come potete vedere c'è appunto la TARDIS, io ho fatto anche un tutorial sul mio canale, se volete sapere come funziona andatela a vedere, ma sappiate che non è una conversione ufficiale, io quando ho fatto il test mod non mi ricordavo proprio che la TARDIS fosse made in Italy, quindi ragazzi, sono i ragazzi dell'FSI, quindi io mi scuso con i ragazzi se ho fatto un test mod di una mod tra virgolette presa senza permessi, però io il mio dovere è quello di informarvi, è uscita, è senza permessi, quindi è stata modificata, è stata ritoccata, sta sempre a voi decidere se scaricarla o meno, io però devo fare tra virgolette il giornalista di farming, dovere di cronaca, vi devo riportare che esiste sta mod, funziona pure abbastanza bene, ma a volte dà conflitti con qualche mappa, io l'ho provata sulla mappa Felsburg, funziona ad esempio, ma sulla mappa Ravenport mi manda tutto in bug, tutto in conflitto, quindi ovviamente è da testare, da vedere bene, insomma prendetela sempre con le pinze, e soprattutto ripeto, non è una conversione ufficiale. Poi, Vehicle Explorer 09. eccetera eccetera, questa è un'altra moddina che appunto serve per vedere i vari mezzi, come stanno, come non stanno, quello che stanno facendo, quanti chilometri hanno, eccetera eccetera, insomma, anche questa è una mod che credo sia in beta, quindi in continua evoluzione, io non l'ho scaricata, non l'ho usata, quindi usatele sempre queste moddine con parsimonia. Poi, per gli amanti dei trattori vecchi, ho due belle sorpresine. Ci sono i John Deere vecchi, serie 60, 70 e serie 80, ragazzi. Queste però, ovviamente, con questo gioco non ci tirate, con queste nel gioco non ci tirate niente, però è un po' per gli amanti dei vecchi trattori, insomma, dei trattori gloriosi e leggendari. Ecco, io vi faccio vedere che è uscita sia sta serie qua, e sia la serie di quelli un pochino più recenti, un pochino più potenti tra virgolette, qui arriviamo sui 75 cavalli mi sembra, eccola qua, la serie 80, anche serie 60, 70 e serie 80, andatele a cercare sul Modab US perché appunto ci stanno. Poi una classe Jaguar 900, attenzione, non scaricatela perché perlomeno a me ha creato tanti bug e tanti conflitti, quindi questa qua è una segnalazione per dirvi, guardate
che sta classe qua purtroppo è ancora buggata, ne aspettiamo una fatta bene e che funzioni, una Jaguar 900. Poi ragazzi vi segnalo questa mappa qua, che è a Lubesca Dolina 3.1, è una mappa purtroppo non ho le immagini, però ragazzi vi assicuro che vi faccio vedere il PDA, no questo è un altro video, comunque vi assicuro che è una mappina fatta bene, è carina, è piccolina ma è fatta veramente bene, c'ha 76 campi, 4 punti vendita, mi sa che ci farò un bel test mod, vediamo un attimo, però per il momento se vi interessa andate a scaricare perché è certo in stile ucraino, polacco, insomma, cioè, avete questi punti vendita, si chiamano Zdrobroski, Skoboski, però insomma è fatta bene, è bellina, se vi piacciono, in attesa della old stream, secondo me questa è un'ottima mappa per farci una serie old o per farci una cosetta piccolina, che poi non è manco piccolina con 75 campi, però è bellina, da quell'idea di paesetto, è carina, dateci uno sguardo e poi comunque vi farò il test mod, il test map. Chiudo ragazzi, chiudo con un'altra mod italiana, lo Zaccaria Zam. Questo Zaccaria qua è ovviamente di gaming Evolved, Iron Farmer e Agriculture Gaming. Qua io leggo gli autori qua ragazzi, spero che siano quelli giusti, quindi tutto made in Italy. Andatevelo a scaricare lo Zaccaria, ma io vi do un consiglio, non so se questi link qua sotto nel modab US sono quelli originali, quindi voi per non sbagliare andate sotto al video di Killer Croc, non ve lo devo di certo io chi è Killer Croc, insomma conoscete benissimo, andate su Killer Croc oppure basta che scrivete Zaccaria Farming Simulator 19, vi si apre il video di Killer Croc e sotto ci sta il link originale di Gaming Evolved, ragazzi di STV Modding, e lo scaricate e ve lo giocate, perché ovviamente anche io questo l'ho scaricato anche io, è bello, è fatto bene, made in Italy, e eccolo qua, io quindi con questo bel Zaccaria concludo qua la settimana di modding. Lo so che molti mi chiedono ma la old stream sta in testa alla Giants, quindi sta a loro e ai loro tempi. Per quanto riguarda l'Off Bergamann ho fatto un video che vi lascio qua, ve lo lascio qua in description, nel box informativo, in cui vi faccio vedere a che punto sono i lavori sull'Off Bergamann. Stanno andando avanti, l'Off Bergamann ci sarà ragazzi, quindi speriamo bene e speriamo di aspettare ste mappe, vediamo un po' quello che uscirà. Ragazzi, detto questo, Giants, rilasciassi script. Detto questo ragazzi, in descrizione tutti i miei social, il link per comprare i giochini scontati di Stan Gaming, il link per fare una piccola donazione al canale che ce n'è sempre bisogno, il link per Discord, venite sul Discord mio che adesso è pubblico, venite, vi aspetto, vi bacio, e il link del mio secondo canale che uso poco ma ogni tanto lo uso. Ragazzi, al prossimo video, ciao!